L'onorevole Cominardi, prego. Grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente Mimmo Parisi. E innanzitutto io credo che sia doverosa un'operazione verità su quello che è stato fatto fino ad oggi dall'Agenzia e tutti i soggetti coinvolti. Vorrei ricordare che sono stati reclutati 3.000 navigator. Questi 3.000 navigator hanno superato una selezione tra circa 60.000 pretendenti, persone con un profilo elevatissimo, stiamo parlando di ragazzi con una laurea magistrale in tasca e con un voto di laurea minimo, se non mi sbaglio, che ho richiesto di 108, una valutazione altissima. E se ne sono dette di tutti i colori rispetto a questo progetto, questi piani che stanno andando avanti. Che i navigator non lavoravano durante la fase di lockdown? Falso. Hanno lavorato come tutti i dipendenti pubblici, la maggior parte dei dipendenti pubblici in smart working, mappando quello che è il mercato del lavoro. Hanno detto che non hanno fatto praticamente nulla, hanno convocato niente meno che 1 milione di percettori di reddito e hanno fatto siglare circa 819.000 patti per il lavoro. Hanno siglato anche degli accordi con delle aziende, una su tutte, per esempio Foggia nel settore dell'agroalimentare, un accordo di ricollocazione di 400 percettori di reddito. Ci sono una miriade di storie di questo tipo. Lo stesso Presidente Parisi, per arrivare al risultato della contrattualizzazione di Navigator, ma non solo, anche per tutto il disegno delle nuove politiche attive del lavoro passando per i centri per l'impiego, ho dovuto fare accordi con 20 regioni in tutta Italia. Ci sono state fatte tantissime cose. Adesso, dopo che per 30 anni, forse anche di più, i centri per l'impiego sono stati depotenziati, non sono stati finanziati, il personale non è stato formato adeguatamente nel corso del tempo. Ci si accorge che in Italia abbiamo un problema per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, ma questo problema è un problema che abbiamo da sempre. Quindi questa è una promessa doverosa nel rispetto di chi quotidianamente lavora sul campo, ci mette la faccia con persone che hanno anche delle difficoltà non indifferenti da trattare. Detto ciò, io sono fermo ai dati di febbraio. Il momento non è sicuramente dei migliori. I dati di febbraio ci dicono che abbiamo ricollocato circa 65.000 persone. Ora io mi domando, siccome ora siamo ormai ad agosto, quali sono i dati delle comunicazioni obbligatorie rispetto la ricollocazione dei percettori dei beneficiari di reddito. Questo dato per noi è importante per capire un po' quali sono anche gli effetti delle politiche attive del lavoro e teniamo presente che ricollocare un beneficiario del reddito di cittadinanza non è come ricollocare qualsiasi altra persona che esce da una situazione lavorativa, perché spesso abbiamo disoccupati di lunga durata, abbiamo persone che hanno delle difficoltà proprio anche di integrazione sociale, rispetto alle quali in molti casi poi devono essere indirizzati presso i servizi sociali. Risposte all'onorevole Cominardi. Io oggi, non so se il ministro ha pubblicato, però visto che me lo chiede, le posso dire con orgoglio che oggi ci sono 196.000 persone che hanno avuto un rapporto di lavoro da quando è partito il reddito di cittadinanza. Ad oggi, 7 luglio, di questi 100.000 continuano ad avere un rapporto di lavoro. Di queste persone che sono mandate ai centri per l'impiego, sono tenute al patto per il lavoro all'incirca più di 1 milione di persone, più di 700.000, 800.000 sono state convocate, quindi riattivate. La grande vittoria di questa manovra, questa è proprio che non sarebbero state mai avvicinate ai centri per l'impiego. È un risultato enorme. Quindi, se vogliamo dire che l'AMPA non serve, io vi invito a pensarci due volte, perché senza l'AMPA, senza AMPA Servizi e senza il centro per l'impiego e senza le regioni, non ci sarebbe stato possibile queste cose.